a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo meal prep. Allora vado subito a pulire le zucchine. Le taglio in due modi diversi: uno più sottile perché mi servivano per il pranzo ed era già tardi, le altre in modo normale in quattro perché sono da mettere via. Vado a mettere un goccino di olio nelle padelle e poi vado ad aggiungere il soffritto. Due cubetti in quella piccolina per il pranzo che mi servivano subito e quattro nel wok per le zucchine da mettere via. Appena si sono sciolti bene i cubetti, in quella da mettere via anche troppo, vado a versare le zucchine. Le copro e le lascio cuocere un pochettino, poi le vado a mescolare di tanto in tanto. Intanto metto il sale nell'acqua per il riso e scusate Pia, e poi vado a tagliare il pollo e lo faccio a pezzettini, che è quello che mi servirà per la settimana per me, perché in questa nuova settimana dovrò mangiare a pranzo il pollo così a pezzettini cotto nell'air fryer, adesso poi vedrete. E a cena invece le polpette. Comunque vi faccio vedere poi tutto. Però se vuoi qualcosa di più veloce, c'è l'orzo già cotto, ci mettiamo dentro un po' di zucchine e un po' di pollo che adesso devo andare a cuocere e mangiamo un'insalata così. Vuoi la piadina? Le zucchine per il pranzo sono pronte. E adesso vado a condire il pollo con varie spezie. Adesso vi faccio vedere quelle che ho messo io. Non ho messo sale perché magari ne sa già un po' Pia e quindi ho evitato il sale.
adesso vado a mescolare bene il pollo in modo che le spezie vadano bene dappertutto su tutto quanto, e poi lo vado a versare nell'air fryer. E basta, scendi? Va a finire che la roba, scendi! Ho detto scendi! Io l'ho messo a 180 gradi per 10 minuti e poi intanto che aspettavo ho scaricato la lavastoviglie e l'ho ricaricata. Cottura, vado a girare il pollo perché sembrava cotto così su superficie, ma poi dentro in realtà era ancora crudo, e quindi lo vado a mescolare e poi rimetto altri 10 minuti. Intanto, visto che le zucchine sono già belle avanti con la cottura, inizio a condirle con varie spezie. Ok, una volta che finiscono di insaporirsi, io scolo il riso integrale e lo vado a sciacquare un pochettino con l'acqua in modo anche da fermare la cottura. Nel frattempo il pollo ha finito di cuocere, controllo che sia tutto ben cotto e poi vado, lo lascio raffreddare un attimino, levo quello che mi era servito per pranzo e il resto lo metto dentro un contenitore per il resto della settimana.
Adesso passiamo alla preparazione delle polpette. Ho preso questo macinato magro di bovino, li ho messi dentro un contenitore, l'ho schiacciata un pochettino, ho aggiunto le spezie, ho aggiunto la cipolla e poi ho mescolato tutto quanto, prima con una forchetta e poi per impastare bene 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 con le mani. Con la cipolla ho esagerato, andava fatta più fine e poi vedrete, e andava messa solamente metà. Comunque così la prossima volta le farò perfette. Vado poi nel contenitore rosso proprio perché mi serviranno per seguire questa dieta dei colori, la porti un control diet. Quindi vado a misurare nel contenitore rosso e poi metto da parte su un piatto e faccio così con tutto quanto l'impasto. Per poi dividerle bene ho preso un tagliere e ho fatto la forma che usciva, l'ho divisa a metà. Ho provato anche a dividerla in quattro, vedrete poi più avanti, ma ci voleva troppo tempo, cioè poi venivano piccole, dovevi stare attenta, e poi appunto la cipolla ne ho messa troppa, troppo grossa, quindi venivano un casino, perciò le ho lasciate poi grosse così, diviso solo a metà e basta. Così due polpette in pratica equivalevano a un rosso. Vado a prendere poi l'air fryer dove ho fatto cuocere il pollo prima e ci vado a mettere le polpette.
le metto a cuocere. Ed eccole pronte. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!